Grazie dell'invito. Grazie a te per aver accettato il nostro invito, il mio invito appunto per questa diretta su Instagram, ma peraltro abbiamo tanti amici che ci seguono e a quanto pare il nostro argomento è molto molto interessante proprio perché dobbiamo raccontare ai nostri amici appunto che ci seguono come il nostro comparto, il comparto moda appunto nel caso tuo specifico rappresentato nella tua qualità di presidente nazionale appunto di CNA. Federmoda, come è ripartito in questa fase 2 il comparto moda? Proviamo un attimino a cercare di fare il punto della situazione, appunto, partendo dalla pandemia che ha comportato, paradossalmente, fermando il mondo, ha comportato un miglioramento delle condizioni ambientali, e appunto come se la stessa avesse favorito la sostenibilità. Secondo te, Antonio, a seguire si troverà una via di mezzo, tenuto conto appunto che l'industria della moda nel pre-pandemia si stava già adoperando in tal senso? Ma sicuramente questo episodio, questa crisi a livello mondiale, questa emergenza sanitaria ha portato tutti ad approfondire maggiormente alcune riflessioni. Come dicevi, il sistema moda era ormai già da tempo comunque avviato su un'analisi al proprio interno e soprattutto anche per quanto riguarda il mondo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato rappresentato da CNA Federmoda. Il tema della sostenibilità era pienamente al centro delle nostre attenzioni, che per quanto ci riguarda, ovviamente, come anche per altri, quello che abbiamo sempre cercato di mettere in evidenza è che quando si parla di sostenibilità lo si deve fare a tutto tondo, quindi pensare sia all'aspetto tema ambientale, ma soprattutto anche al tema etico, al tema sociale, a tutto quello che sappiamo bene è il processo produttivo lungo una filiera molto complessa, fatta da tanti anelli, tante piccole imprese, tanti fornitori e quindi bisogna analizzare quando si vuole parlare di sostenibilità tutti gli anelli, tutte le fasi del processo produttivo. L'industria del tessile, appunto, è ripartita dopo una serie di tira e molla con il governo centrale. Com'è quantificabile la perdita economica, appunto, dovuta a questi 2 mesi di stop obbligato? Ma la situazione è molto, molto pesante. Allora, noi proprio ieri abbiamo raccolto i dati in generale su tutto il comparto delle imprese e adesso stiamo lavorando anche ad un approfondimento specifico ulteriore sul settore moda per capire. Intanto il dato che registriamo è pesante, un calo del fatturato in questi primi mesi del 56,7%. 7 imprese su 10 di questo settore che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, quindi una situazione molto, molto pesante. Per questo noi anche da tempo, insomma, chiedevamo che con tutta sicurezza si dovesse ripartire anche prima, perché come sappiamo comunque gennaio, febbraio hanno dato la possibilità a diverse nostre imprese, al nostro sistema moda di presentarsi sui mercati internazionali, di andare anche ad eventi carattere internazionale. Noi stessi abbiamo fatto un'importante iniziativa a fine gennaio in Canada, poi le imprese hanno fatto tutto la presentazione soprattutto nel mercato asiatico con il Giappone, la Corea, ma anche in Russia. C'era quindi un bacino di ordini che andavano esauditi. Oggi, da lunedì scorso, il grosso delle imprese sono partite, alcune anche prima per la realizzazione appunto dei campionari e quindi auspichiamo che almeno si riesca ad andare da qui al mese di luglio alla consegna di quelli che sono le produzioni per l'invernale. La grossa domanda che ci poniamo è come riuscire, ecco, a presentare le prossime collezioni, perché ovviamente il mondo delle fiere tradizionali, delle sfilate come lo conosciamo, sicuramente non è da prevedere per i prossimi mesi. Bisognerà pensare a qualcosa di nuovo e qui ci sarà la grande scommessa su come saremo in grado di ridisegnare la promozione del nostro settore per il futuro.
In tal senso, forse già Armani lo scorso febbraio, in occasione appunto della Fashion Week di Milano, ha lanciato probabilmente questa nuova tendenza che è quella della sfilata a porte chiuse in diretta streaming. Ritieni che anche le fiere possano essere fatte virtualmente, cioè attraverso le piattaforme online? Allora, sicuramente dovremo lavorare in questa direzione perché difficilmente sarà pensabile prevedere a breve quelle grandi fiere tradizionali, delle fiere reali, soprattutto perché ancora ad oggi noi non sappiamo quando potrà a livello internazionale riprendere una mobilità normale. È evidente che la cosa che noi ci domandiamo è come potranno il mondo delle piccole imprese partecipare a questa modalità, perché giustamente facevi riferimento a Armani, ma anche altre griffe si sono organizzate con sfilate in streaming. Sappiamo bene come a livello internazionale, comunque, dire, per il consumatore, per i buyer internazionali, conoscono questi brand. Per imprese che hanno un pacchetto clienti, come dire, più ridotto, che devono in un qualche modo far valere con la loro capacità, giocarsi la loro partita sul scenario internazionale, più nel rapporto diretto sul prodotto intrinseco, diventa sicuramente difficile. È evidente che non ci possiamo comunque sottrarre a questa sfida. Noi stessi stiamo cercando di programmare diverse promozioni in questo. Crediamo, e nei contatti che abbiamo avuto in queste settimane col Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale, con ICE Agenzia, ci sarà un grosso supporto su questa. Ecco, dovranno essere studiate, a nostro parere, come CNA Federmoda, una serie di modalità per sostenere le piccole imprese. Quindi pensiamo, come è stato fatto, e come noi abbiamo ribadito la richiesta di figure come il temporary export manager, anche a prevedere delle figure di digital manager, di temporary digital manager, che possano entrare nelle piccole imprese, aiutare questi piccoli imprenditori con un grande prodotto di qualità, sono soprattutto concentrati sul prodotto, a come dialogare con le piattaforme digitali. E a proposito di delle giovani imprese, appunto mi viene in mente di farti questa domanda perché ho visto che si è appena collegata una stilista del segmento Contemporary, che appunto ricordiamo essere il nuovo board della moda, questo nuovo asse su cui tanto stiamo spingendo, comunque anche nel pre-pandemia era appunto quello su cui noi operatori del settore stavamo molto lavorando. Appunto vedo che si è collegata Francesca Vaccaro. Cosa potranno fare loro che appunto sono in una fase, definiamola pure start-up della loro azienda, pur essendo già presenti sul mercato da qualche anno, ma sappiamo perfettamente che parliamo appunto di start-up. Certo, queste saranno quelle sono le imprese che vanno supportate maggiormente, quindi tutte queste realtà partite più di recente, con magari un pacchetto clienti più ridotto, dovranno essere quindi aiutate ad entrare proprio su quelle che sono le principali piattaforme internazionali. I sistemi associativi, come quelli di CNA Federmoda, stanno andando nell'ottica anche di trovare delle modalità nuove. Ci sarà sicuramente anche da parte nostra, crediamo, nella prima fase, anche da cercare di spingere e rinnovare il mercato nazionale, perché appunto nell'ottica di difficoltà sulla mobilità internazionale auspichiamo che possa esserci un'attenzione da parte del consumatore più su quello che è il prodotto Made in Italy, quindi trovare rapporti nuovi anche all'interno della filiera, col mondo della distribuzione, con i retailer, con le boutique che tanto possono esprimere tanta qualità, e quindi anche su questo riteniamo che dovrebbero essere messe a disposizione da parte delle istituzioni. In questo senso abbiamo fatto anche una richiesta al governo di incentivare da parte dei negozi l'acquisto di prodotti Made in Italy, con forme che possono essere defiscalizzazioni, contributi d'imposta, in modo soprattutto per le start-up, quelli che sono di recente, le realtà di recente attivazione, metterli nelle condizioni comunque di continuare ad avere un mercato e di non perdere
delle stagioni, perché sappiamo benissimo come nel settore possa essere estremamente drammatico, ecco, perdere una o due stagioni, perdere contatto con i clienti e poi ritrovarli diventa molto difficile. Quindi privilegiare l'acquisto dei prodotti Made in Italy per rilanciare i consumi e sostenere l'intera filiera della moda, sostanzialmente, dove oltretutto ricordiamo che lavorano più di 80.000 imprese che danno lavoro ad 1 milione di addetti. Confermi questi dati? Assolutamente sì, sono questi i dati, quindi un settore estremamente importante e soprattutto direi una caratteristica, un settore molto diffuso sul territorio nazionale che ha noi diciamo, un rapporto questo di carattere sociale con i territori, sappiamo come è insediato soprattutto quelli che sono i distretti, quindi tante piccole imprese che hanno un rapporto con le loro comunità locali, quindi è molto importante sostenere questo e soprattutto anche per quelle che sono le competenze interne a questo settore. Ormai noi abbiamo visto come negli ultimi anni anche grandi marchi, grif internazionali, sono venuti a fare degli acquisti in Italia per rilevare dei laboratori, soprattutto per recuperare quelle competenze, quelle capacità produttive che in tanti paesi, anche in Europa, sono andate perse. Noi oggi abbiamo la fortuna ancora di avere, come si dice, una filiera integra con questi grandi artigiani che sono in condizione di lavorare con le grandi griff della moda, con i grandi marchi per continuare la produzione. Una realtà che anche a detta degli stessi, anche recentemente abbiamo avuto confronto con esponenti della Camera Nazionale della Moda, come di altre realtà, mi sono messo in evidenza come il sistema moda italiano riesce a giocare questo suo ruolo a livello internazionale proprio perché ha dire, nelle retroie, dietro i grandi marchi, questo tessuto di tante piccole e medie imprese che rappresentano appunto il saper fare, che se dovesse andare disperso sarebbe praticamente quasi impossibile ricostituirlo. Vediamo cosa è successo in paesi che hanno avuto una tradizione che lo hanno ancora dal punto di vista dei nomi, quando pensiamo per dire, al Regno Unito con designer, alla Francia, abbiamo in mente sì dei grandi nomi del lusso, ma poi se vediamo molti di questi vengono a produrre in Italia perché è qui che c'è la grande conoscenza del settore e i nostri grandi marchi, il Made in Italy, è grandemente avvantaggiato dall'avere questo tessuto, questa connessione, quindi dobbiamo fare tutto come paese, ma anche come cittadini, penso come popolo italiano, a salvaguardarlo, a far sì che questa tradizione possa continuare. Beh, del resto il Made in Italy è sempre stato molto molto corteggiato dai paesi esteri. Ritieni quindi che questo appeal continuerà a mantenere anche nel post pandemia? Ma io penso proprio di sì, la moda italiana in generale, il Made in Italy, evoca grandi sogni da parte del consumatore internazionale. Sappiamo bene come dietro l'acquisto del prodotto italiano, spesso da parte del consumatore internazionale, c'è tutto l'immaginario di quello che rappresenta l'Italia dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, ma anche e soprattutto quello che anche riprendendo un po' il discorso iniziale, quando parlavo di sostenibilità e anche riallacciandomi ad una lettera che Giorgio Armani ha spedito qualche settimana fa, no? Ai giornali, questo suo accorato appello di ritorno alla qualità e di attenzione. Ecco, noi oggi siamo in grado di, ci piace dire, di coniugare questo virtuosismo creativo di tanti nostri grandi designer, grandi stilisti, al virtuosismo produttivo di tante piccole e medie imprese. Quindi abbiamo il bello, ma poi c'è ben fatto. Quindi c'è la creatività, ma connessa veramente a quello che è il valore intrinseco del prodotto, dato dai materiali, dato dall'attenzione ai processi, agli accessori. Quindi il consumatore internazionale, anche in un'ottica appunto di sostenibilità, come crediamo ci possa essere un'attenzione maggiore per il futuro, potrà andare sicuramente verso un prodotto che ha un suo appunto, valore, anche non dire, da usa e getta, ma che possa invece avere un vero valore al suo interno.
E quindi di fatto rallentare le produzioni, così appunto come lo stesso Giorgio Armani ha lanciato questo messaggio appunto in questa lettera aperta scritta ad un noto magazine, rallentare le produzioni in qualche modo significherà un graduale ritorno alla normalità? Ma noi pensiamo di sì e soprattutto un'attenzione a quello che sono i valori di qualità del prodotto. Come giustamente detto, sembra un po' senso, ma anche sulla moda bisogna ritornare a porre attenzione a quella che è la qualità che c'è all'interno, del valore di tutte quelle che sono le maestranze. E quindi questo credo che sarà tutto un percorso che ci accompagnerà nei prossimi mesi. Ma molto probabilmente si sedimenterà all'interno del cliente, dei consumatori, perché insomma in questi lockdown di chiusura probabilmente abbiamo avuto tutti la possibilità di andare a vedere dentro i nostri armadi con quante cose avevamo e di rifare anche delle riflessioni su quelle veramente che avevano un certo valore piuttosto che altre cose che abbiamo magari preso senza porci tanta attenzione. Quindi aspettiamo che proprio in quest'ottica sia veramente con un'attenzione ad un acquisto consapevole che voglia dire tutti questi aspetti. Piccole e medie imprese italiane, in quanti rischiano di chiudere bottega? Ma noi siamo molto preoccupati di questo perché oggi sembra poco, ma questi 2 mesi hanno inciso tanto sul nostro tessuto. Noi arrivavamo già da anni dove noi probabilmente non eravamo ancora completamente usciti dalle passate crisi, e quindi il rischio è molto forte che ci possa essere una decimazione molto importante. A questo punto sta soprattutto tutto il sistema riuscire a reagire. Noi come CNA chiediamo fortemente, in questo ordine delle istituzioni, di porre attenzione a questo settore, mettendo a disposizione risorse, mettendo a disposizione misure e soprattutto ponendo, ripeto, attenzione, perché molti di questi nostri imprenditori chiedono soprattutto di essere considerati, di essere valorizzati per quello che rappresentano e quindi portare anche dal punto di vista della comunicazione, sia a livello nostro nazionale, ma appena si potrà, e anche a livello nazionale, una grande attenzione su questo nostro mondo. Quali potrebbero essere gli strumenti per avviare l'Italia produttiva? Ma allora sicuramente c'è un ragionamento che sono noi, diciamo che è quello di aiutare queste imprese, come è stato fatto fino ad oggi, con degli annunci, ma che speriamo si concretizzino. Allora, le figure, in questo caso di sostegno al reddito per quelle figure professionali che non dovessero ripartire subito, sono estremamente importanti. C'è da porre appunto, risorse per investire per il rinnovo delle imprese dal punto di vista digitale e anche organizzativo, accompagnarle in qualche modo sui mercati internazionali con un'attenzione particolarmente dedicata, e dopodiché credo che le nostre imprese, come sempre hanno fatto, sapranno dimostrare di avere quelle caratteristiche per combattere. È chiaro che deve esserci un alleggerimento di quella che è la pressione fiscale, un alleggerimento di quelle che sono questioni burocratiche, trovare delle condizioni per ridurre il cuneo fiscale, perché su molte cose noi non possiamo trovarci spiazzati sui mercati internazionali esclusivamente per questioni di costo del lavoro. È chiaro che il sistema sociale italiano è un sistema sociale importante, quindi abbiamo delle risorse e abbiamo visto quanto sia importante sostenerlo, soprattutto nel campo della sanità e dell'istruzione. Tutto questo deve però essere appunto accompagnato mettendo le piccole e medie imprese nelle migliori condizioni per poter operare con meno vincoli, soprattutto burocratici. L'industria della moda, appunto, essendo stata tra le prime a ripartire, mi sorge spontaneo farti questa domanda, ovvero sia, ci sarà di fatto
fatto appunto una domanda da parte del mercato idonea a motivarne la ripartenza? Questo sì, se noi riusciremo appunto a mettere in campo tutto della liquidità a disposizione delle imprese e dei consumatori. Quindi servono risorse e soprattutto, come dicevo poco fa, deve essere ripromosso e sostenuto fortemente il consumo interno di prodotti di produzione made in Italy. Noi proprio oggi, qualche minuto fa, una mezz'ora fa, noi abbiamo lanciato un manifesto ai media, lo stiamo diffondendo sui social, dove poi invitiamo il consumatore, soprattutto italiano, a porre attenzione al consumo italiano proprio con questo slogan: privilegia l'acquisto made in Italy per aiutare le imprese e il paese a ripartire. Quindi dobbiamo lavorare tutti in questa direzione, guardando veramente quello e ricordandoci sempre che dietro tante, come dicevi, i prodotti italiani ci sono tante piccole imprese, ci sono tante persone, perché oltre 1 milione, circa 1 milione di persone, almeno dal punto di vista produttivo, senza poi pensare a tutto quello che è l'indotto, il mondo della comunicazione, dei media che gira attorno alla moda, un settore molto, molto vasto. E quindi in questo senso, diciamo, ci potrà essere se tutti siamo consapevoli, vediamo in questo momento, nei prossimi mesi, di veramente sostenere le nostre imprese, perché alla fine ci sarà comunque una ricaduta anche per il consumatore. A proposito di ricadute per i consumatori, un altro settore che sta soffrendo moltissimo è appunto il settore del turismo, che comunque costituisce un importante indotto economico anche per il comparto moda. Proprio oggi la Germania ha annunciato, che appunto ha dato il via libera ai flussi turistici interni. Ritieni che in tal senso anche in Italia si possano già allentare le misure restrittive? Ma noi oggi abbiamo nel paese tante regioni, tanti territori che sono assolutamente, dai numeri che abbiamo, sono in condizioni di poter ricevere il turismo. Quindi partire da quelle situazioni che sono maggiormente in sicurezza, creare un movimento interno. È evidente che noi dobbiamo, a quanto prima, dare la possibilità di spostarsi, dire, da regione a regione. Quindi io penso a tutto il nostro sud, ovviamente in sicurezza, che tra l'altro ha mostrato come, dire, grande parte delle regioni sia stato molto toccato dalla pandemia rispetto a quello che è avvenuto in altri territori. Noi dovremmo in qualche modo rilanciarlo. È evidente che il tema della sicurezza e della salute viene prima di tutto, ma credo che questo siamo tutti concordi, come dire, questo è un assunto da cui partiamo, però dopo viene la necessità di muoversi per creare anche le condizioni, perché sappiamo anche la povertà può essere una grande causa di problemi legati alla salute. Quindi noi dovremo anche su questo sostenere ovviamente la nostra industria del turismo, che è legata fortemente a quello che è la moda, ma come è legata all'alimentare, come tutto quello che è il sistema del nostro essere Italia. E quindi creiamo le condizioni sicuramente per una movimentazione interna del turismo. Verifichiamo da quali paesi si possa anche ripartire all'accoglienza interna, perché sappiamo che molto del nostro turismo negli anni è legata alla crescita, a quello che sono i consumatori, ai turisti internazionali. Dovremo quindi anche qui, dal punto di vista, credo, immaginiamo, della nostra grande e importante rete diplomatica e consolare, fare un lavoro di rapporto con quelle realtà, con quei paesi che sono già usciti dalla difficoltà, o hanno dimostrato meno difficoltà, per poter in un qualche modo anche prepararci ad accogliere nelle migliori condizioni e in sicurezza turisti anche da altre parti. Ultima domanda, anzi penultima, perché in realtà mi piacerebbe solleticarti su un argomento, appunto parliamo di inquinamento ambientale, parliamo anche dell'importanza del Made in Italy, ma non abbiamo affrontato un tema importante che è quello della
o meglio, quello del fast fashion che tende a chiudere i propri store in Italia. È proprio notizia di qualche giorno fa che il colosso svedese H&M, parlando appunto di fast fashion, chiuderà in Italia 8 store. Quindi molti dipendenti saranno lasciati a casa, tanti nuovi disoccupati. Come si potrà fronteggiare, come si potrà colmare questa lacuna di Beh, allora, tanto. occupazione, lacuna dal punto di vista occupazionale? Certo, su questo noi dobbiamo creare le condizioni per creare nuovi spazi e ripartire. Allora, in questo caso, dire, noi abbiamo anche aziende italiane del pronto moda che possono in qualche modo andare anche ad occupare questi spazi che magari vengono lasciati fuori da colossi internazionali, magari da imprese che producono e realizzano il loro pronto moda in Italia, e quindi su questo credo che ci debba essere anche una revisione. Ecco, il discorso del pronto moda non vuol dire sempre problema di scarsa qualità. Noi abbiamo delle importanti realtà nel nostro territorio nazionale che lavorano anche su questa tipologia di prodotto. Potremmo anche su questo pensare appunto a privilegiare anche in questo fronte quelle appunto che sono le produzioni italiane. Quindi diciamo una sorta verranno traslati da una parte all'altra. Ultima domanda relativamente all'inquinamento ambientale. Una delle cose che tanto preoccupa è lo smaltimento dei capi che resteranno invenduti appunto per via di questa emergenza della pandemia. Sarebbe opportuno pensare già ad un piano di smaltimento? Ma sicuramente è opportuno, si è stato di ragionare, anche in ottica, noi stiamo proprio ragionando anche guardando quali sono stati dei progetti anche in ottica europea, penso anche a una legge di recente emanazione in Francia legata al tema dell'economia circolare. Questo non solo per oggi, ma in generale. Sappiamo come direi buona parte anche del settore moda in Italia su questo è antesignano, quando noi parliamo di riciclo e cose, spesso dimentichiamo che la storia di Prato è centenaria su questa base, quindi tutto il cardato di Prato nasce appunto dal recupero di capi dismessi. Noi oggi, sempre per maggior ragione, questo dobbiamo pensare in ottica di economia circolare, vedere come recuperare quelli che sono i capi giunti in qualche modo a fine percorso, recuperare questi tessuti e proprio con l'aiuto sia delle tecnologie, ma di tanti giovani anche che hanno tanta creatività, penso che potremo anche in questo campo esprimere un pensiero, un modo originale come Italia, come Made in Italy, anche su questo fronte. Gli studenti stagisti, gli universitari che oggi, peraltro credo che qualcuno di essi ci stia proprio seguendo, possiamo ancora offrire, le aziende italiane potranno ancora offrire loro la possibilità di inserimento attraverso tirocini, stage, anche in questo momento di emergenza pandemia? Io penso di sì, e soprattutto quello che ho sempre detto ai giovani, anche con iniziative come noi abbiamo storiche del nostro concorso nazionale Professione Moda Giovani Stilisti, è quello ai giovani comunque di studiare, di prepararsi al meglio, perché noi oggi abbiamo bisogno all'interno delle nostre imprese di portare dire, nuova linfa creativa, ma anche, come diceva, nuova modalità. Cioè, oggi ci sono tanti gli strumenti di cui le imprese hanno bisogno, parlavamo prima del digitale, ma del nuovo approccio, pensare per dire a quello che è il mondo ancora tanto inesplorato dell'online, quindi della connessione tra online e offline, perché ci sono già delle esperienze su questo. I giovani, io ho visto tante esperienze di piccole, hai citato l'ultima, delle start-up, ma di altri che si stanno impegnando in questo settore, hanno tanto da portare, e se riusciremo anche questo, assieme all'istituzione, a creare una modalità in modo che ci siano processi di trasmissione di impresa, dove l'imprenditore, giunto magari a una certa età, che vuole uscire dal settore, possono in qualche modo possono crearsi delle modalità
di ospitalità, di trasmissione, di avremo veramente la possibilità di rinnovare quello che è il nostro patrimonio del Made in Italy in termini attuali e per il futuro. Grazie.